secondo pianeta del nostro sistema solare. È un corpo molto caldo, le temperature possono raggiungere anche i 450 gradi centigradi. È avvolto da uno strato di nubi molto spesso e quindi contraddistinto da un intenso effetto serra. È sempre stato un pianeta molto misterioso, decisamente ostile, ma oggi, grazie alla sonda dell'ESA Venus Express, possiamo sapere sicuramente molte più cose. In una ricerca del 30 giugno scorso, nuovi particolari hanno accresciuto il ritratto di Venere e si devono alle osservazioni, come vi dicevo, della sonda dell'ESA, che ha fatto accurate indagini sulla spessa coltre di nubi, riuscendo a cogliere informazioni preziose anche sulla superficie del pianeta. Quindi per la prima volta è stato possibile stabilire una correlazione tra condizioni atmosferiche e superficie di Venere. La sonda Venus Express ha permesso di effettuare delle osservazioni a lungo termine sul clima di Venere. I ricercatori si sono concentrati soprattutto su tre aspetti dell'atmosfera del pianeta: la velocità dei venti, la presenza all'interno delle nuvole di acqua e la loro brillantezza. Questi tre aspetti, secondo gli autori della ricerca, sono in qualche modo correlati alle caratteristiche della superficie del pianeta. È stato anche rilevato che le nuvole di Venere contengono acqua sotto forma di vapore e che soprattutto l'area equatoriale ne presenta una notevole concentrazione. Questa zona si trova proprio al di sopra di Afrodite Terra, montagne alte 4500 metri. Siccome il fenomeno è causato da una colonna d'aria ricca di acqua spinta dalle zone basse dell'atmosfera verso l'alto in corrispondenza dei rilievi montuosi, i ricercatori lo hanno soprannominato Fontana di Afrodite. Secondo gli scienziati, questa peculiarità sono da ricondurre ad un unico processo causato dalla spessa atmosfera di Venere, vale a dire le onde di gravità. Cioè si tratta di un fenomeno atmosferico riscontrato anche sulla Terra, specie nelle zone montuose, che si presenta quando l'aria si increspa al di sopra delle montagne. Le onde di gravità si propagano verticalmente, diventando sempre più ampie finché non si rompono sulla parte più alta delle nuvole, un po' come avviene per le onde del mare sulla costa. La ricerca ha contribuito così a delineare un ritratto più preciso di Venere e più in generale ha confermato che le caratteristiche di superficie di un pianeta possono coinvolgere in maniera significativa la circolazione atmosferica e le condizioni climatiche. Uno studio quindi che non rimarrà confinato nella ricerca spaziale, ma avrà una ricaduta anche sugli studi del nostro pianeta. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.